Bentornati al nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe. Ciao Fabio. Siamo in via Santa Margherita. E pizzica. Freddo. Pizzica. Questo ventolino che sta venendo. Allora, questa è un... Che vento è questo? Non lo so, sei tu l'esperto. Madonna mia, meteo... impara, grecale. Grecale. Questo. Allora, sapete che è il vento grecale. Il vento abbiamo freddo che viene da nord-est. E che generalmente porta freddo, ma non neve. Non neve. Quindi sì, è freddo, ma non vede bianco. La neve scivola sull'Appennino, sull'Adriatico, sì. Se ne va giù. Benissimo. Sapute queste fondamentali informazioni per gestire la nostra serata, siamo in via Santa Margherita, proprio quella via... Lo faccio per urdirti, certo, se no... Hai ragione, ma noi siamo, vedi come ti ascoltiamo con ammirazione. Sì. Siamo in viale Santa Margherita, proprio la via che quando piove va sott'acqua perché... No, strano. Strano. Non ci va mai. Però non siamo qui per questo. Ah. Però questo lo ricordiamo, diciamo, a margine. Ascolta. Dimmi. Avrà pulito il fosso. Ah, quello dove siamo stati che puzzava. Sicuramente adesso sì. Era pulito. Sì. Una bella lavata gliela data. In attesa che si ricarichi. Esatto. Stiamo parlando di un'altra via, però. Questa è via Bonconte da Montefeltro. Noi siamo in via Santa Margherita. Ah, vero, hai ragione, scusa. Va bene. È qui di dietro. È qui di dietro. Comunque, questa era una centrale Enel. Questa era la sede operativa dell'Enel della provincia di Arezzo. Da qui partivano i mezzi tutte le mattine per i lavori che l'Enel doveva fare e poi... la sera tornavano, cioè qui c'era tutto Enel. Via Petrarca, anche quella venduta e anche quella utilizzata in modo particolare oggi, era la sede commerciale e questa era la sede operativa. Ecco, è diventata la sede operativa di qualcuno che ci viene forse a dormire, perché vedi che le finestre sono tirate su, comprese le tapparelle, proprio le finestre sono aperte. Ah, poi c'è un muretto, rotte, che è facile da saltare, quindi la notte. Probabilmente qui la notte è diventato un luogo di frequentazione. Io direi se il nostro operatore salta al muro, vado a fare qualche ripresa dentro, non se la sente, lo so. Comunque, qui vediamo anche i piani di sopra, finestre aperte, le porte perché... sono chiuse da fuori. Sì, perché sopra ci stavano i custodi, esatto. Quindi scavalcano e vanno all'interno e trovano un rifugio per la notte, visto che col vento di grecale è vento freddo, per ritornare all'inizio, esatto, e quindi di conseguenza almeno lì si riparano un po'. Allora, visto che la polizia municipale è andata a sgomberare un edificio che era un asilo in via Filzi nelle scorse settimane, potrebbe anche venire qui o le altre forze dell'ordine ovviamente a vedere. O altrimenti se c'è qualcuno, l'attuale proprietario sarebbe il caso che facesse come è stato fatto a via Fizzi, cioè murasse. Ma sicuramente qui la situazione è diversa, perché mentre in via Fizzi si vuole preservare quell'immobile, perché anche dall'aspetto architettonico e storico mi sembra abbastanza importante, questo sicuramente verrà abbattuto tutto e quindi non ha nessun interesse a spenderci neanche un centesimo, se non quello di aspettare che qualcuno se lo compri e poi lo venda. E poi lo rimarrà qui come quello di via Petrarca, dici? Sicuramente sì, in questa crisi che c'è adesso, che dove non si costruisce niente, dove non si struttura niente, sicuramente avranno difficoltà a piazzarlo. E quindi aspettano e non ci fanno nessun intervento, perché questo comunque va buttato giù. Non c'è altre alternative? Beh, l'alternativa sarebbe che l'amministrazione comunale li obbligasse a fare qualche intervento in modo tale che si evitasse che succedessero questi fatti. Quindi invitare la proprietà a dire: ok, visto che qui viene utilizzato in modo non idoneo e non confacendo quello che è la normativa per questo sito, chiudetelo ermeticamente in modo tale che non avvenga questo. Perché qui è sicuro che qualcuno ci viene, insomma, è più di persone probabilmente. Beh, io stanotte non lo so. Non lo so, nemmeno io provo a giudicare, che, anche perché non è tanto che l'hanno sembrerebbe chiuso. Sembrerebbe di sì, no. Sono un paio d'anni. Quindi insomma, si è già ridotto così. Esatto. Quindi venire a vedere un attimo chi è, magari la notte, o insomma che viene a trovare il riparo, magari è gente che ha bisogno, magari è gente che invece non si sa quello che fa. Quindi, sicuramente anche per i residenti che abitano qui intorno in via Santa Margherita. No? Sicuramente può darsi che avvenga qualcosa del genere. Un controllino andrebbe fatto, insomma. Vedere chi è che scavalca, chi è che viene. Magari la polizia municipale, nei servizi che fa di ronda la notte, fare una passatina anche qui per dare un'occhiata se effettivamente. No, hai detto passatina nel senso che hanno fatto una passatina anche al Pionta, sai che c'è stato anche un agente che è rimasto ferito, no? Quindi ultimamente questa polizia municipale fa queste passatine nei luoghi di, diciamo, lo faccio anche qui. Anche qui è giusto farlo. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto questo termine. Sì, mi è piaciuto. No, è giusto fare queste, perché c'è la sicurezza da garantire. Esatto. E qui bisogna questo potrebbe essere un luogo in cui potrebbero avvenire delle cose che non sono lecite.
oltre che essere utilizzato come ricovero. Quindi una passatina non fa male. Benissimo. Perché qui c'è qualcuno che fa altre passatine, esatto, venendo a abitare qui. Esatto. Bene, ci vediamo domani.